Non c'entriamo più. Prendiamo noi poi le foto, no? Signora, dopo. Posso? Dai! Uno, due e tre, viva Crotone! Amici, sono onorato di avere qui con noi il nostro Matteo Salvini. Matteo, che viene a Crotone, che storicamente era considerata la Stalingrado del Sud, perché era la città operaia. Basta. Era la città operaia per eccellenza, perché era la città più industrializzata della Calabria. Matteo è venuto qui a Crotone e la sinistra cosa ci ha lasciato in eredità dopo che le fabbriche sono state chiuse? Ha lasciato un territorio mortificato e anestetizzato. E allora noi con la Lega, qui come vedete la nostra sede è collocata nel conglomerato urbano, perché noi vogliamo stare con la gente e tra la gente, perché pensiamo che solo stando con la gente possiamo. E adesso io lascio la parola a Matteo, perché finalmente è qui tra noi e a lui la parola. Grazie a tutti di essere presenti. No, grazie a voi. Oggi ho incontrato la Calabria che non chiede assistenza, ma che chiede sanità, lavoro e infrastrutture. L'ho incontrata a Cosenza, l'ho incontrata adesso, sono arrivato in ritardo perché non mi lasciavano più andare via, c'era una piazza strapiena a Botricello in provincia di Catanzaro. Stupendo. Qua. E la cosa bella è che è vero, anche città tradizionalmente di sinistra, e questo vale in Calabria con in Emilia Romagna, adesso si riempiono nelle piazze con la Lega, perché in molti mi dicono: io votavo a sinistra, ma quella di Renzi e Zingaretti non è più la sinistra degli operai, è la sinistra dei banchieri. E quindi abbiamo raccolto noi questa eredità. Diritto alla vita, diritto al lavoro, non redditi di cittadinanza distribuiti a casaccio in giro per strada, sviluppo, infrastrutture, la statale 106, porti e aeroporti degni di questo nome, basta quei 40.000 calabresi che ogni anno prendono il treno e l'aereo per andare a farsi curare nelle altre regioni d'Italia. Quindi dal 27 gennaio abbiamo le idee chiare su cosa fare. Per la prima volta nella storia dal dopoguerra ad oggi ci sarà la Lega in Regione Calabria, perché qua non abbiamo mai avuto neanche mezzo consigliere o assessore regionale, ed è un'opportunità di cambiamento all'interno del centrodestra storica, perché tutti gli altri in un modo o nell'altro questa terra l'hanno governata, nel bene e nel male. Noi arriviamo il 27 gennaio, il mio obiettivo è che il governatore si chiamerà Iole e la Lega sarà il primo partito della Calabria. Matteo. E ringrazio tutti i volontari e coloro che terranno questo punto come un punto di ascolto, di incontro per tutta la città, per riaprire i negozi chiusi, riaprire i punti nascita chiusi e lavorare perché non ci siano più strade della morte, perché avere il record della disoccupazione giovanile, degli incidenti stradali e delle aziende chiuse non è degno di una regione come la Calabria nel 2020. Apro e chiudo la parentesi, ma è il requisito base da ex ministro dell'interno, da cittadino e da italiano. La lotta a quella merda che è l'andrangheta la condurremo strada per strada. In bocca al lupo, io so che adesso faccio sempre 5 cose in 5 ore, quindi Cosenza, Catanzaro, sede, adesso ci sono i candidati di là,
Però ragazzi, io vi chiedo solo in questi 16 giorni di viverli come se fossero i più belli, perché veramente questa è una terra che non chiede miracoli, chiede opportunità e rispetto. E quindi se ciascuno di voi in questi 16 giorni porterà in giro per Crotone sorrisi, idee, voglia di cambiamento, fuori, adesso li ho visti così come in piazza, prima in piazza a Votricello c'erano 500 persone e 10 che insultavano e gridavano vaffanculo. E questa è la differenza fra noi e loro. Noi proponiamo e questi cercano fascisti che non ci sono, perché qua ci sono solo italiani orgogliosi di essere italiani. Vi aspetto. Io sarò in Calabria ancora il 16, ancora il 17, ancora il 22, e finché non mi processano e non mi arrestano mi rivedrete in Calabria. Matteo, di Crotone è l'ultima provincia d'Italia per la presentazione ufficiale dei candidati. Stiamo facendo una domanda. Perché noi vogliamo portare quelli che oggi sono gli ultimi fra i primi. Sanità, infrastrutture, statale 106, disoccupazione giovanile, 'Ndrangheta, non è la Calabria. Questa è una piccola, pessima, brutta parte di Calabria. Io trovo tanta gente che ha voglia di lavorare, di crescere, di far famiglia, di curarsi, di viaggiare, e quindi potevamo partire da un salotto buono. Come Lega noi partiamo là da dove c'è più da lavorare, quindi... Ho scelto Crotone e sono orgoglioso di aver scelto Crotone. Sono contento, li ha scelti il territorio e sono contento, e dal 27 gennaio ci sarà da lavorare per 5 anni. Senatore, lei ha parlato 106, 'Ndrangheta, una proposta concreta, un programma concreto da dire, a parte insomma... Ma ad esempio, senza andare troppo lontani, in questa manovra economica noi abbiamo presentato, poi sono stati bocciati, emendamenti per portare 400 milioni di euro sulla statale 106, sto marcando a uomo gli uffici di ANAS perché si va avanti con la lavorazione, con i progetti. Ho incontrato i responsabili dell'associazione Basta Vittime sulla statale 106. Non c'è solo quello, è perché quello è collegato all'agricoltura, al turismo, al piano spiagge, al piano rifiuti che manca. Ma pensate che questa è una terra che ha nell'agricoltura una delle sue principali fonti di reddito e di lavoro, e in questi anni non c'era neanche un assessore all'agricoltura e un responsabile che seguisse l'agricoltura calabrese a Roma o a Bruxelles. Quindi vuol dire che il PD ha proprio trattato questa terra come l'ultima delle ultime. Adesso noi non promettiamo miracoli, però dove governa la Lega i servizi funzionano, e quindi mi ripropongo di far lo stesso in Calabria dal 27. Buon lavoro ragazzi!